Veniamo alla seconda categoria, il girone C, quella della delegazione di Catanzaro, dove il comprensorio Corage e il Pianopoli continuano a vincere, distanziate di 4 punti, 26 a 22 per il comprensorio Corage, che guida la classifica, che oggi è andata a vincere per 6 a 3 a Palermiti. È una partita abbastanza complicata, perdeva 2 a 0, poi è riuscita a ribaltarla e quindi a vincere e portare a casa i 3 punti. Invece il Pianopoli vince per 3 a 2 a Petronà e quindi insegue ancora, continua ad inseguire. Una partita abbastanza tranquilla questa, quella del comprensorio Corace, invece più combattuta quella del Pianopoli, che era andata avanti per 2-0, è stato raggiunto per quanto riguarda il Pianopoli, quindi è andato avanti per 1-0, poi era stato addirittura scavalcato dalla doppietta di Scalise e poi è andato a vincere con la doppietta di Gualtieri. Nelle altre partite da segnalare la vittoria della Le Castella a San Nicola Carpizzi e la vittoria dell'Academy Strongoli contro l'Amaroni. Le squadre della zona del nostro comprensorio, del Catanzarese per la precisione, appunto Amaroni e Polisportiva Palermiti, che sono relegate nelle zone basse della classifica. Addirittura il Palermiti è ultimo a soli 2 punti, deve recuperare una partita domenica prossima contro Le Castella, ma questo Le Castella sta andando abbastanza bene, quindi anche qui quest'anno sarà un campionato difficilissimo per la squadra del presidente Truglia. Da segnalare che Sersalese e Casabona per lo Sport non si sono fatte male a vicenda, hanno pareggiato tra di loro 0-0, continuano a inseguire e cercare di rimanere nella possibilità di poter disputare i playoff finali.